chiaro. Come c'è un'ambasciata, c'è un consolato, c'è un istituto di cultura. E significa che per noi, non solo per noi, ma per i francesi, i tedeschi, gli austriaci, è un paese che è degno della nostra attenzione e considerazione, la merita. E ovviamente anche loro restituiscono l'interesse, perché anche loro hanno un centro cieco a Roma. E è ovvio d'altra parte che la grande presenza culturale, gli scambi che ci sono, viaggiano, direi per la maggioranza dei casi, anche al di fuori degli istituti di cultura. Qualche volta si riesce a intervenire, ma talvolta è semplicemente diciamo, le manifestazioni culturali viaggiano tranquillamente per conto loro, anche senza di noi. Noi non siamo l'unico canale indispensabile. Un altro problema che investe tutti è che nella cultura c'è dentro di tutto. E cosa vuol dire? Vuol dire ad esempio i costi che diventano sempre più alti, semplicemente per spostare qualche cosa. Allora noi abbiamo una concorrenza molto forte da parte degli enti, delle istituzioni, dei privati che organizzano comunque, proprio come attività imprenditoriale, una serie di iniziative. Pensate ai grandi concerti che avvengono negli stadi. È chiaro che noi non abbiamo né le strutture né i mezzi nelle possibilità di fare una cosa di questo genere. Dunque è un problema che è decisamente complicato da vedere e da esaminare in ogni sua rilevanza. Ecco. No, effettivamente, però gli istituti di cultura stranieri a Praga formano ancora un tessuto anche culturale molto ricco. C'è collaborazione tra i diversi istituti? In effetti noi ci conosciamo, ma vogliamo sono, sarebbe neanche peccato dire concorrenti, perché siamo piuttosto colleghi. Però il fatto che ogni istituto ha già una sua politica, una sua linea, ha direi proprio anche una diversa filosofia aziendale. Cioè il British Council fa un certo tipo di discorso, i francesi ne fanno un altro. I tedeschi ne fanno un terzo, altro. Già loro stessi sono tutti collegati ovviamente con le loro rappresentanze diplomatiche, ma secondo una struttura giuridica e organizzativa che è decisamente diversa anche dalla nostra. Il momento dunque di incontro, di collaborazione che c'è, ed è anche bello e simpatico, avviene soprattutto, per quanto ci riguarda, per il tramite dei cechi. Attraverso infatti il centro cieco noi abbiamo delle manifestazioni che sono le giornate del cinema europeo, che viene anche in parte aiutato, sponsorizzato dal Ministero degli Esteri cieco. Un'altra iniziativa della quale stiamo parlando adesso e si è svolta è la Notte della Letteratura, con una serie di letture che vengono fatte in cui tutti gli istituti di cultura partecipano inviando scrittori italiani. Queste direi sono le cose fondamentali. Altrimenti ciascuno, come ho detto, noi lavoreremo, abbiamo in programma una mostra che verrà fatta con i colleghi austriaci e tedeschi e riguarda una scrittrice, Ingeborg Bachmann, nota anche in Italia, che ha vissuto a lungo a Roma. Allora noi faremo qui una mostra in collaborazione con i colleghi. Diciamo più che altro una conoscenza, abbiamo fatto qualche cosa sempre per la letteratura, con incontri letterari con i colleghi del Cervantes, cioè l'Istituto Spagnolo. Ecco. Però diciamo che è una parte della nostra attività culturale, non è la parte più consistente. Sì, vorrei concludere l'intervista chiedendole quali sono state le maggiori manifestazioni culturali che ha sponsorizzato il centro nell'istituto, abbiamo fatto di grande o di piccolo non lo so, è difficile dirlo, però posso specificare quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un programma nutrito di mostre anche utilizzando la cappella. Abbiamo cercato di essere presenti non solo a Praga, che è la capitale, ma anche fuori, ad esempio in una serie di seminari di musica, di concerti. Abbiamo dato una mano, abbiamo sempre aiutato un festival a Keb, che è il festival del monologo, il festival di un solo attore, che è biennale, e abbiamo sempre mandato, quest'anno è venuto un grande autore napoletano che è Enzo Moscato.
sono cose che a Praga non si vedono e che per noi sono importanti, non siamo qui solo per quello. Abbiamo avuto ultimamente due belle cose. Uno è stato il concerto dei solisti veneti, fatto al Narodni Divadlo, il 18, e insomma, diciamo, c'era presente era presente il primo ministro, erano presenti due ministri, una sessantina di ambasciatori, la sala era piena e i solisti veneti hanno riscosso un grande successo. Recentissimamente, quando è stato il 20 estate, avevamo un grosso concerto a Rudolfinum in collaborazione con il festival Struni Pozzivum, dove c'era il pianista Ludovico Einaudi, che ha avuto un grande successo. Quelle sono state forse le cose, a parte quelle che abbiamo fatto, c'è una cosa bella che è stata fatta, il museo per i ciechi di Pesaro, il museo Omero, che è stata una grossa iniziativa. Ecco, però le iniziative che facciamo da noi sono, diciamo, più o meno limitate, mentre quelle che escono riescono ad avere invece una loro portata, così almeno la gente le vede di più. Beh, io la ringrazio per l'intervista. Grazie, la faccio a voi. I migliori auguri a nome della WIM per le attività prossime. Grazie anche a voi e auguri per il vostro lavoro. Grazie mille.